Ed eccoci qua. In questo video voglio dare una risposta e un consiglio a tutti coloro che mi chiedono come possono esercitarsi per parlare in pubblico. Infatti, molti di coloro che vengono al corso di public speaking che io organizzo poi giustamente mi domandano: ok, Riccardo, abbiamo fatto 2 giorni, 2 giorni di formazione, 2 ottime giornate. 16 ore, solamente 5 persone, ognuna ha fatto 4 discorsi, quindi un totale di 20 discorsi abbiamo fatto, ricevendo feedback, però sento che mi manca qualcosa. Ti manca qualcosa, è giusto, manca qualcosa, perché ti serve un allenamento costante, settimanale. Quindi questo è un problema, cioè tu puoi avere un ottimo approccio iniziale con un formatore, però poi devi continuare a mettere in pratica quello che hai imparato. È un po' come andare a giocare a pallone o come qualsiasi altro sport. Tu devi continuare ad allenarti, devi sviluppare determinate abilità. Se io faccio un corso intensivo di 2 giorni, 16 ore, in cui ci sono solamente 5 persone e ognuno di loro parla almeno 4 volte, ricevendo feedback da parte di tutti, è un'ottima partenza. Ma poi dopo, se tu non continui a mettere in pratica quello che ti è stato suggerito, quello che hai imparato, allora tutto si perde, no? E quindi a loro, chi è venuto a questi corsi fino ad oggi, ho dato sempre un consiglio, l'ho dato sempre per scontato, tanto scontato che poi non l'ho mai condiviso online, no? O meglio, l'ho fatto perché in un articolo ne parlo, però forse dovevo farlo in maniera più diretta. E devo farlo, ecco, anche perché in questo video in cui ho condiviso 4 esercizi per migliorare la propria abilità in parlare in pubblico, sto ottenendo diverse visualizzazioni. Quindi questo è un chiaro segnale che c'è un bisogno. E come potreste risolverlo? Ovvero, come potreste allenarvi, esercitarvi nel parlare in pubblico? Io partirei da una soluzione che, secondo me, a parer mio, per esperienza mia, è la migliore, e se poi non riusciamo a se non riuscite a farla, a trovarla, rimango un po' misterioso, poi capirete perché, vi suggerisco un'alternativa. Quindi la prima opzione che io vi suggerisco per esercitarvi a parlare in pubblico si chiama Toastmasters. Toastmasters. Cos'è Toastmasters? Toastmasters è un club di oratorio, un club di oratorio internazionale. Quando io vi racconto, o leggete la pagina web dove dico che ho vinto 2 campionati nazionali di public speaking, uno nel 2012 e uno nel 2013, mi riferisco a quello. Ero parte di questo club Toastmaster, sono stato parte del club per 4 anni. Io per 4 anni, ogni giovedì, credo fosse ogni giovedì, andavo in questo club e parlavo. A volte di più, a volte di meno, però parlavo sempre. E quindi ho potuto, no, migliorare, ho potuto perfezionarmi. E secondo me è una grande palestra che io consiglio di seguire a tutti. Perché? Perché tu vai là, una volta che sei entrato a far parte di questo club, credo che il costo, io credo che si aggirerà sui 15 euro al mese. Una volta che tu sei entrato a far parte di questo club, ogni volta ti viene assegnato un ruolo, c'è un'agenda con diversi ruoli, ogni ruolo ha un compito all'interno dell'agenda e della giornata, tu lo devi preparare a casa, poi vai là e fai parte di questa struttura, di questa presentazione che dura all'incirca 1 ora e mezza ed in cui tutte le persone collaborano. Non è una cosa improvvisata. Molti, quando io facevo parte di questo club, sono stato anche fondatore e presidente di un club di oratoria qua a Barcellona, è la Sagrada Famiglia Toastmaster. E molte persone venivano in questo club e si aspettavano che fosse una cosa un po' fatta all'acqua di rose, invece è una cosa molto molto ben organizzata. C'è diciamo, un fulcro centrale, e una volta che tu ti iscrivi ricevi dei manuali. Ti faccio vedere due manuali, probabilmente adesso saranno cambiati, sono passati gli anni, però ti inviano questi manuali, vedi? Il primo, che è questo qua, per Competent Leadership, e il secondo, che è questo qua, comunicazione competente, ok? Uno è in inglese, uno è in
in spagnolo, però non cambia niente. E credo che in Italia ci sia anche in italiano. Io, vivendo qua in Spagna, ne ho presi in spagnolo, e uno di Anna invece, quello di Anna, è in inglese. E insomma, ti arrivano questi due manuali, uno per sviluppare la tua leadership all'interno della sessione e un altro per sviluppare invece le tue abilità in comunicazione. Ora, a me della leadership non me ne è mai fregato niente, e infatti se guardiamo il mio manuale, questo della leadership è completamente quasi pulito, d'accordo? È quasi quasi pulito. È una cosa a cui non ho puntato, non mi interessava, non mi piaceva, l'ho portata avanti perché tu devi ricoprire dei ruoli, no? Nell'agenda della giornata, ricoprendo dei ruoli, in pratica vai avanti anche nella leadership, però non era il mio obiettivo. Io non, a me non interessava la cosa assolutamente. A me quello che mi interessava, che mi divertiva e che poi si è trasformato nel mio lavoro, era questo qua, del comunicator competente, una guida pratica per diventare un oratore migliore. E una volta che tu sei iscritto a questo Toastmaster International, ti vengono inviati questi due manuali per sviluppare queste due abilità. E a me mi sembra interessante questo, no? Questo qua, perché se tu gli dai un'occhiata, guarda, te lo faccio vedere, vedi, qua si vede, qua nell'introduzione ci sono diversi step, cioè all'interno dei manuali ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questi step non sono altro che 10 discorsi che tu devi preparare nell'arco, non so, io credo di averci messo 3 anni per farli tutti e 10. Non mi ricordo più quanto tempo ho impiegato. Comunque sono dei discorsi che tu devi preparare. E il primo è rompere il ghiaccio, il secondo è organizzare il tuo discorso, ovvero creare una struttura facile da ricordare e facile da comunicare. Il terzo, cioè stabilire qual è l'obiettivo del tuo discorso, andare di dritti all'obiettivo. Il quarto è come dire le cose. Il quinto, usare il linguaggio del corpo. Il sesto, la modulazione della voce. Il settimo, investigare l'argomento, quindi fornire dati, fonti, statistiche. L'ottavo, i supporti visivi, quindi il PowerPoint. Il nono è la persuasione, e il decimo è ispirare il pubblico. Quindi sono questi i diversi step. Poi tu vai avanti, gli dai un'occhiata, ad esempio prendiamo il 7, vedi, il 7 qua ti spiega tutto quello che tu dovresti fare: investigare il topic, no? L'argomento, tutto quello che ti dovresti fare per approfondire l'argomento. Ti dà dei consigli, quindi ti guida in pratica. E poi alla fine, tu quando andrai a presentare il discorso, avrai un valutatore che darà la sua opinione sul tuo intervento. Ti dirà ciò che hai fatto bene, ciò che hai migliorato, che puoi migliorare, vedi? E questo è quello che hanno fatto con me. E poi quando una volta superato questo, vai al livello successivo, è l'8, il 9, il 10. Una volta che tu hai finito questo dell'oratore, la leadership non te la dico perché io non l'ho seguita e non la so, comunque funziona allo stesso modo, c'è cioè il primo manuale, e poi tu puoi prendere altre strade. Ad esempio, vediamo se la trovo, io ho preso altre strade. Guarda, guarda. Ok, ho preso questi qui. Questi due, ti arrivano altri manuali, no? Avevo preso, in questo caso in inglese, era narrazione di storie, uno storytelling, e l'oratore che intrattiene. Questi due manuali. E qui è la stessa formula. Prendiamo, per esempio, come intrattenere, e sono, vedi, 5 discorsi che devi preparare: il discorso di intrattenimento, risorse per intrattenere, far ridere il pubblico, un discorso drammatico e a parlare dopo cena. Quindi per ogni manuale tu devi completarlo e poi andare avanti. E quindi capirai quante abilità riuscirai a sviluppare, no? È un'ottima palestra, assolutamente un'ottima palestra. C'è da dire che là non c'è un formatore, no? Non c'è nessun formatore. Quindi questo magari rende l'apprendimento un pochino più lento. Io ad esempio adesso ho
ho delle competenze che a quel tempo non avevo, perché è vero che questi manuali ti danno molta informazione, ma poi mi sono accorto che c'è molto altro. Però ti ripeto, questo è un ottimo modo per esercitarti. Il consiglio che do sempre è fate un corso con un formatore in gamba che vi piaccia e dopo però andate avanti. Io l'ho presa talmente sul serio che mi sono divertito talmente tanto, vedete, poi sono diventato, come ho detto, presidente, e ti arriva un manuale, cioè ti arriva il manuale del presidente, ti spiega cosa fa il presidente e qua ti leggi questo papier di roba per capire come gestire il tuo club. E quindi è veramente organizzato bene. E poi cos'altro ti arriva una volta che sei iscritto? Guardate, questo ancora non l'ho aperto, è arrivato ad Anna, ma ci arrivava insieme perché eravamo iscritti entrambi, è di agosto 2014, Toastmaster, vedete, questo è Toastmaster, e è sorprendente perché io di lei ne parlo sempre nei miei corsi, e lei è qua ancora in cellofanata, Amy Cuddy, che è questa professoressa dell'Harvard Business School, che parla del body language e del power poses, ok? Dell'importanza di come usiamo il corpo nella comunicazione. E questi giornaletti ti arrivano spesso, credo una volta a settimana, una volta al mese, no, una volta al mese ti arrivano. Quindi c'hai anche altre informazioni aggiuntive. E qui ti faccio vedere, credo che fossero questi, no? È il certificato di quando mi sono classificato primo nel, che anno era? 2012 questo? 2012, sì, questo è quando sono arrivato primo nel 2013 e questa qua è quando ho completato il manuale, questo che ti commentavo in precedenza, questo qua. Ok? Quindi è tutto benissimo, molto ben organizzato. E il mio consiglio quindi è seguirlo, partecipare, andare lì e prepararti. Tu mi dirai, questi club sono dappertutto? No, questo è il problema, che questi club non li trovi dappertutto. O meglio, puoi aprirlo tu se non ce n'è uno, però ti dico, date un'occhiata alla pagina web toastmastersitalia.it, puoi guardarla pure tu, e ho notato che in Italia ci sono a Bologna, Como, Firenze, Genova, Milano, Monza, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona e Vicenza. E ho letto che stanno aprendo altri a Palermo, a Padova, a Riccione, a Trento, Sesto San Giovanni e quello che potrebbe interessare più a me, Siena. Questa cosa è fantastica. Quindi tu basta che guardi in questa pagina toastmasteritalia.it e poi se vai anche alla pagina ufficiale Toastmaster c'è la ricerca per mappa, quindi lo vedi, e vai là e puoi trovare il club che è più vicino a casa tua. Il mio consiglio è di andare, ok? Te l'ho detto, fai un corso, magari fallo con un bravo formatore, però dopo vai e continua a praticare, continua ad esercitarti perché altrimenti tutto quello che hai imparato lo perdi. E nel caso non avessi la possibilità, perché il centro di Toastmaster è lontano da casa tua, allora cosa potresti fare? Questo è quello che suggerisco anche ad esempio ai manager che vengono e fanno parte di un'azienda, no? Quello che suggerisco è metterti d'accordo con delle persone, con degli amici e trovare un'occasione per vedervi una volta a settimana, bastano quattro amici, uno parla e tre guardano, poi ruota, uno parla e tre guardano, ok? E in questo modo puoi continuare a sviluppare le tue abilità nel parlare in pubblico. Credo che l'informazione che ti ho dato sia di grande valore, non ho visto molti formatori che ne parlano, però non capisco il perché, però credo che sia qualcosa di reale, di grande valore. E io te l'ho detto, io ne ho fatto parte 4 anni, è la cosa più divertente che ho fatto, molto di quello che condivido l'ho imparato là, e quindi mi sento di raccomandartelo caldamente. Prova e poi mi dirai. Ciao!